Siamo un gruppo di volontari che nel 1996 ha fondato insieme al Movimento per la Vita un'associazione, il Centro di Aiuto alla Vita, che si occupa di prevenire l'aborto favorendo la vita nascente, e da allora ad oggi sono nati più di 161 bambini. Accogliamo donne che si trovano ad affrontare una gravidanza difficile, inaspettata, indesiderata, e inoltre accompagniamo le donne nella sindrome post-aborto. E ci attiviamo con la nostra rete di contatti con altre associazioni, parrocchie, chiese, e con l'aiuto anche dei professionisti presenti nella nostra associazione, quali i dottori, una ginecologa, un'ostetrica. Cerchiamo di aiutare la donna a superare le cause che la spingono ad abortire. Oltre a questo, cerchiamo di promuovere la cultura della vita, in particolar modo fra i giovani, e lo facciamo entrando direttamente nelle scuole. Organizziamo eventi musicali, rappresentazioni teatrali a tema, nonché seminari, corsi di aggiornamento e corsi di formazione, il tutto incentrato su quello che è il grande tema della vita. Nella pratica aiutiamo le mamme che rinunciano all'aborto con il progetto Gemma, un'adozione a distanza anonima della mamma e del suo bambino, dal quarto mese di gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, con un piccolo aiuto economico che però può fare una grande differenza. Inoltre aiutiamo le future mamme ad accogliere il nascituro, fornendogli tutto ciò che occorre: lettino, carrozzino, passeggino. Il nostro aiuto è continuativo. Subito dopo la nascita aiutiamo le mamme e i loro bambini fornendo una volta al mese, quando necessario, latte artificiale e pannolini, e inoltre pensiamo anche a fratellini e sorelline fornendo indumenti. Perché la vita è tale dal concepimento alla morte e va difesa sempre. Vienici a trovare in associazione ogni martedì dalle 18 alle 20, troverai sempre qualcuno che ti accoglierà e tenderà la sua mano con il cuore. Grazie.